Amici e amiche del segno solare o lunare del toro, benvenuti su Exoteric World. Io sono Angela e questo è l'oroscopo lunare motivazionale dal 13 settembre al 2 ottobre, dove troveremo la luna nuova in bilancia. Vi ricordo prima di iniziare che queste sono energie generali che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente, ma soprattutto col vostro segno lunare. Se cliccate in alto a destra potete vedere le recensioni dei mazzi usati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link per contattarmi per prenotare un consulto e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Adesso possiamo accendere la nostra luna e vedere i vostri oracoli che cosa vogliono dirvi in questo periodo per accompagnarvi a trovare delle informazioni, a valutare quello che si può fare in questo periodo e soprattutto aiutarvi nella manifestazione, in realtà, dei vostri desideri o anche di acquisire quel benessere che probabilmente ognuno di noi sta cercando nella propria vita. In questo caso, trattandosi di una nuova in bilancia, vediamo un po' i pro e i contro e che ci porterà maggior creatività, sensibilità, fiducia nel futuro, perché andrà ad ispirare una nuova visione della vita. Può essere un periodo di pace e di serenità, e dove le decisioni che andrete a prendere in questo periodo avranno molta probabilità di successo in futuro. Ci saranno nuove opportunità di rinnovare la propria vita, di aumentare l'autostima se ci sono problemi di questo tipo. Ci possono essere conoscenze interessanti, occasioni di partecipare ad eventi sociali. Ovviamente sono consigliatissime la partecipazione o anche fare attività, soprattutto artistiche e culturali. Una cosa molto utile è proprio cercare il più possibile di rendere il proprio ambiente armonioso, quindi fare ciò che vi piace, stare con le persone giuste, simpatiche, che non vi appesantiscono. Quindi circondarsi di cose belle e fare cose belle. Di contro, e quindi di fare attenzione alle tentazioni, alle false speranze, al tendere ad idealizzare ciò che si sta vivendo, perché la valutazione obiettiva può essere un po' ostacolata in questo periodo. Si può aprire sicuramente un nuovo ciclo, però iniziare è molto facile, è portare avanti le cose e poi concluderle che potrebbe essere veramente difficile. Ecco perché dobbiamo impegnarci maggiormente in questo periodo, visto che ci sarà anche un equilibrio mentale abbastanza instabile e quindi si tenderà a evitare i problemi piuttosto che cercare di affrontarli. Queste sono le energie contro. Vediamo la vostra carta proprio per capire come può procedere il vostro percorso partendo da un tema dominante o dal vostro momento attuale, così potete cercare di capire come si può svolgere e quali indicazioni, appunto, sia con questo oracolo Moonology e il sogno dello sciamano, quindi delle indicazioni adatte a voi. Voi avete la carta primo quarto di luna. Appunto, stavamo dicendo proprio prima, all'inizio, che è il momento di impegnarti. Che cosa vuol dire questa carta, effettivamente? Che si possono purtroppo incontrare delle difficoltà, essere messi alla prova in una certa situazione, forse anche in una relazione, però bisogna avere fiducia in ciò che si crede. C'è un qualcosa che accade oppure è accaduto al vostro percorso, che forse alcuni di voi sono un po' in crisi o saranno messi in crisi per qualche motivo, però questa cosa arriva in qualche modo a darvi una specie di sprone, cioè a incoraggiarvi, a cercare di farvi capire che, se veramente desiderate portare avanti quella situazione o se è effettivamente il caso di rimanere ben saldi in se stessi, credere nelle proprie possibilità e quindi procedere. Ecco che arriva questa carta, come vi dicevo, a farvi capire se andare avanti in una situazione o metterla da parte, valutare e poi capire successivamente. Con la luna nuova in pesci,
Qui abbiamo una luna nuova, certo, però in pesci medita e contempla. Come continuità ci sta perfettamente, infatti lo stavamo dicendo proprio prima, di valutare se procedere in una situazione o metterla da parte, meditare e contemplare può essere un ottimo suggerimento. L'azione, le azioni, le energie intorno a voi possono favorire questo tipo di attività. Chiamiamole così, e vi servirà tantissimo meditare e contemplare ciò che vi circonda, perché in pratica, siccome abbiamo visto che si sta preparando un nuovo inizio, allora tutti i nuovi inizi purtroppo portano un po' di instabilità, un po' di confusione o qualcosa che nasce da una delusione, da una situazione critica. Ecco, per questo non vi dovete abbandonare magari è aver fretta e lasciarsi andare subito in questo nuovo inizio, ma cercare di fermarsi, fare una propria valutazione e poi comprendere bene effettivamente. Quindi non abbiate fretta, prendetevi il tempo. In questo caso la luna nuova in Vergine, magari come suggerisce questa carta, un tempo per dare anziché per ricevere, probabilmente è l'indicazione che vi dice di dare, di donare, di esserci, magari soprattutto nei confronti di qualcuno. È vero che vale anche il contrario, perché dovete valutare che cosa state facendo voi, cioè se già vi state donando eccessivamente in una situazione o nei confronti di qualcuno, ecco, allora questa carta invece vi suggerisce di meditare attentamente su questa cosa, perché probabilmente bisogna riequilibrare un po' queste energie, perché avete dato e concesso troppo. Invece questa carta, per insomma tutti gli altri, può indicare una specie di fare il punto della situazione, perché abbiamo visto che è possibile una partenza o una ripartenza, soprattutto se qualcosa avevate dubbi, incertezze, avevate lasciato in sospeso delle attività, delle situazioni. Ecco, questo è il momento proprio di fare una specie di ordine fuori e dentro di voi, proprio per cercare di riorganizzarsi e poi valutare quando procedere. Con il sogno dello sciamano troviamo altre indicazioni che parlano in questo caso di compassione. La casa del cuore, effettivamente la compassione, ma per quale motivo? Nel vostro caso, come abbiamo visto il percorso, appunto vuol dire donare, donare amore, donare compassione, entrare nel proprio cuore. Però ribadisco quel concetto, e cioè di capire in quale situazione vi trovate voi, perché se state donando eccessivamente, allora meditare in realtà di riequilibrare questa energia, togliendo un po' di questo amore e di questa compassione. Come vi dicevo, essendo una stesura generica, ovviamente loro vanno a rintracciare il tema, l'idea principale, e cioè quella soprattutto di entrare nel vostro cuore, di liberarvi di giudizi, di preconcetti, di cercare di trovare la pace, ascoltare la vostra interiorità. E quindi si tratta di un amore nella forma più pura, e cioè quella di amare se stessi e allontanarsi da situazioni di caos, di incertezza o persone che vi mettono solo confusione e tensione. In questo caso poi troviamo un ulteriore suggerimento dalla ruota della fortuna. Beh, questa carta forse può essere un messaggio speciale per voi, per farvi capire, per dirvi che si sta avvicinando il momento giusto, probabilmente si andranno a creare quelle opportunità da cogliere, e quindi potete usare il vostro potere, soprattutto quello creativo, come abbiamo visto proprio che sarà facilitata da questa luna nuova in Bilancia. E quindi si può sognare in grande, si possono vedere anche addirittura dei segnali, dei segnali intorno a voi.
anche avere degli incontri interessanti, casuali, ma molto stimolanti, e quindi vedrete un qualcosa che si andrà a creare magicamente intorno a voi e che vi porterà queste occasioni da cogliere. Probabilmente tutto il percorso che abbiamo visto in questa lettura, che va a concludersi con la creatura degli abissi, vi vuole dire che di prendersi il tempo per meditare, per pensare su alcune cose, soprattutto allo stato attuale, per arrivare e giungere a un percorso di liberazione e concentrarvi su delle opportunità che stanno arrivando. E quindi distogliere l'attenzione da ciò che non sta funzionando vi porterà ancora di più a cogliere meglio queste opportunità e di tuffarsi appunto in un'attività, come abbiamo visto, qualsiasi cosa state cercando di fare, o addirittura forse non lo sapete ancora in questo momento, ma riuscirete a capirlo ben presto, perché, come dicevo, arriverà qualcosa di nuovo. Può riguardare qualsiasi ambito della vostra vita, dall'amore al lavoro, a un hobby, a una passione in particolare, un qualcosa che riguarda voi a livello strettamente personale. Quindi apritevi a questa nuova opportunità e accoglietela nella vostra vita. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!